Abbiamo questa visione di lontano di Gerusalemme. Gerusalemme appare. E il verbo che sto usando non è un verbo non scelto a caso. Apparire. Tasso usa sempre questa espressione che vedete anche qui, nella questa slide qui, la seconda parte. Ecco, ecco, ecco. Sono i verbi di qualcosa che appare improvviso. I crociati stanno marciando, marciano con il suono della tromba, marciano insieme con ordine, dice Tasso, rapido sì, ma rapido con legge, stanno marciando. E dopo arriva l'immagine di Gerusalemme. Che cosa fanno quando vede l'immagine di Gerusalemme? I cristiani che sono andati lì con un motivo religioso si pentono. Già l'aura messaggera era si desta, annunzia che se ne viene l'aurora. Ella intanto s'adorna e l'aurea testa di rose colte in paradiso infiora. Quando il campo, che all'alba mai s'appresta, in voce mormorava alta e sonora e preveniva le trombe, e questa poi dier più lieti e canori i segni suoi. Il saggio capitano, dolce morso, i desideri lor guida a seconda e seconda, che più facile sarà svolgere il corso presso Caribdi alla volubilonda, o tardar Borea, allora che scuote il dorso dell'Apennino e i legni in mare affonda, gli ordina, gli incammina e in sogni regge, rapido sì, ma rapido con legge. Ali a ciascuno al cuore ed ali al piede, né del suo lato andar però s'accorge. Ma quando il sol, gli ali di campi, fiere, con raggi assai ferventi, e in alto sorge, ecco, apparì, Gerusalemme si vede, ecco, abitare, Gerusalemme si scorge, ecco, da mille voci, unitamente, Gerusalemme salutarsi sente. Così, i naviganti abbraccio suolo, che muova a ricercare strano nido, e in mar dubbioso e sotto ignoto polo provi l'onde fallaci e il vento infido. Salfendi scopre il desiato suolo, il saluta da lunge il lieto grido, e l'uno all'altro le mostra, e intanto oblia la noia del della passata via. Della passata via. Vedere Gerusalemme non è soltanto vedere la città, che è meta del loro viaggio. Vedere Gerusalemme è vedere la città di Cristo, è vedere la città che il Papa Urbano II aveva detto: per favore proteggete e liberate. È il simbolo della cristianità offesa. E Tasso su questo è attento. Gerusalemme non è fatta di vie, lo spazio di Gerusalemme non è fatto. Non è uno spazio fisico, è uno spazio metafisico. I cristiani che arrivano con legge, i cristiani che marciano con un ritmo che ricorda un po' Dante, il paradiso di Dante, la musica celestiale, il ritmo dei cieli. Tasso lo espone così, ecco, che sembra ricordare quasi l'angelo che appare a Maria. Questa cosa un po' dava fastidio a Manzoni, l'ho citato apposta prima. Questa idea metafisica che è in Gerusalemme, Tasso la sottolinea ancora. Seguono le ottave e lui ha questo desiderio forte di comunicare al lettore: guardate che questa città nasconde un segreto, questa città incarna un segreto. Qui è la città dove Cristo si è incarnato. Ed ecco allora che ogni cristiano vero, soldato di Cristo, deve pentirsi della sua vita, deve capire che sta entrando in una città che è simbolo religioso e quindi bisogna prepararsi nell'animo. Lo rimarca ancora, è nudo il piede di chi sta entrando lì, vestito di armi, ma dentro bisogna essere nudi, è l'anima che bisogna purificare. Al gran piacere che
osano appena rialzare la vista per la città di Cristo, albergo eletto, dove morì, dove sepolto fu, dove poi rivestì le membra sue. Sommessi accenti e tacite parole, rotti singulti e flebili sospiri della gente che insallegra il duole, fa che per l'aria un mormorio s'aggiri. Qual nelle folte selve udirsi suole, sapien che tra le fronde il vento spiri, o quale in fra gli scogli o presso agli idi, simile il mar percosso in rauchi strili. Nudo ciascuno il pie calca il sentiero, che l'esempio dei luci a ogni altro muove. Se il cofredo o d'oro, piuma o cimiera, superbo dal suo capo ognor rimuove, e l'insieme del cor l'abito altero depone, e cade pie lacrime piove, pur quasi al pianto, abbia la via rinchiusa, così parlando, ognuno se stesso accusa. Dunque, ove tu, Signor, di mille rivi sanguinosi il terreno lasciasti asperso, d'amaro pianto almeno due fonti vivi, in sia acerba memoria oggi in un verso, agghiacciato mio cor, che non derivi per gli occhi e stilli lacrime converso, duro mio cor, che non ti spetra il frangio, piangere ben merti ogni ora, sola non piangi. È individuale la contrizione, il pentimento che sta chiedendo, tasso in qualche modo a noi lettori di vedere, di focalizzare la nostra attenzione, è un pentimento individuale, non è un'accusa. Vorrei che fosse chiaro questo, perché in tutte le narrazioni della conquista di Gerusalemme, la prima parte che viene naturale comunicare è appunto la guerra, l'accusa, no? All'altro, agli infedeli di calpestare la città santa, anche oggi sentiamo questo. E invece Tasso ci mostra che i cristiani lì si pentono e si autoaccusano. Ma questo l'aveva fatto Dante, nel Purgatorio, quando si deve confessare in qualche modo e ricevere un nuovo battesimo, è su se stessi, sull'atteggiamento del vero cristiano che Tasso pone l'accento. E infatti lo dice, e dice: piangere per merti ognor, sora non piangi, ora devi piangere. Che succede ora? Succede che si sposta la visione a questo spazio interiore a cui richiama Tasso di porre attenzione, si sposta come nei grandi registi, nei grandi film hollywoodiani di oggi, l'attenzione sul campo dei nemici, i quali vedono apprestarsi l'esercito cristiano, e all'interno delle mura si muovono due grandi figure che vedremo man mano da vicino. Una è Clorinda, una è Erminia. Clorinda già l'avete vista, accennata nei primi due canti, letti nelle volte scorse. È una vergine che interviene quando Sofronia si trova a immolarsi autoaccusandosi per il furto mai commesso della icona sacra. Clorinda non sa, Tasso non dice neanche bene, se non per pietà interviene, e si schiera apertamente contro i cristiani. Non faccio spoiler sulla vera natura di Clorinda, perché non ci sarebbe gusto. Per adesso il lettore che legge sa di Clorinda pagana, che è la prima persona che esce fuori dalle mura in segno di guerra contro i cristiani. Ritorniamo a quello che ho detto prima, del trattatello che scrive Tasso. Abbiamo la possibilità di poter interrogarci se Sofronia o Clorinda sono una piena di virtù femminile, l'altra piena di virtù donnesca. Credo che sia abbastanza facile per voi comprendere che nella
la mente di Tasso, così come nella mente del lettore, in questo momento Sofronia incarna la virtù femminile vera, lei sposa che si immola, amata ma non ricambiata. Clorinda, vergine guerriera, simile ad una amazzone, è una virtù, ha sicuramente virtù donnesca. Poi c'è Erminia. Erminia anche l'avete incontrata. Erminia è figlia del re di Antiochia, si trova protetta all'interno delle mura di Gerusalemme, tra le file pagane, infedeli, gli infedeli. Lei che aveva chiesto protezione a Tancredi, suo carceriere, se ne innamora segretamente. E la parola chiave che vi suggerisco nella prossima lettura è questa: dissimulare la propria passione. Provo a spiegarla meglio. È quando uno è innamorato, ma non deve fare come ha fatto Petrarca con Laura, che gli scrive 360 sonetti. Laura comunque non lo pensa, non lo ricambia. Erminia invece deve dissimulare questa ardente passione che ha per il suo ex carceriere, che vede da lontano e dice al re: guarda, quello è Tancredi, quello è Goffredo, quello è Clorinda. Intanto incontra i Franchi e Gita, molti manseco, ed ella a tutti è innante, ma in altra parte, onde il segreto uscita, sta preparata nelle scoste arcante. La generosa e i suoi seguaci incita, prudenti, e con l'intrepido sembiante, ben con alto principio a noi conviene, dicea, fondar dell'Asia oggi la spene. Portasi salda la gran lancia, e in guisa vien feroce leggiato il giovinetto, che veggendolo d'alto il re s'avvisa che sia guerriero in fra gli scelti eletto, onde dice a colei che segue assisa e che già sente palpitarsi il petto: ben conoscer di tu per sì lungo uso ogni cristiano, benché nell'armi chiuso. Chi è dunque costui che così bene s'adatta agli ostri e ferra in vista il patto? A quella invece di risposta viene sulle labbra un sospiro, sugli occhi il pianto, pur gli stirti e le lacrime ritiene, ma non così che loro non mostri alquanto, che gli occhi regni un bel purpureo giro tinse e il rogo sputtò mezzo il sospiro. Poi gli dice, infingevole, e nasconde sotto il manto dell'odio altro visio. Poi mi bene li conoscono, ed ho ben donde deggia fra mille riconoscerli io, che spesso il vidi campi e le profonde fosse del sangue e pir del popolo mio. Ahi, quanto è crudo nel ferire, a piaga che egli faccia, erba non giova o d'arte maga. Rivediamo un attimo queste quattro ottave, perché ci consentono di vedere poi dopo da vicino la figura di Erminia e di capire una cosa: a Tasso importa comunicare un dissidio nell'animo di queste due persone, di questi due personaggi. Ce ne sarà un altro, lo incontreremo molto molto dopo, che Tasso guarda con un occhio speciale. Ma riguardiamole le parole che vi ho sottolineato un po'. Clorinda ha una grande virtù, quella di essere a tutti è innante. Ci si aspetta che abbia questo comportamento di grande fortezza, di grande coraggio, un uomo. Quello che Aristotele diceva essere la virtù dell'uomo. E quindi viltà è un peccato dell'uomo. Qui lo vediamo in Clorinda. Ecco allora che l'idea da cui eravamo partiti, che Clorinda incarni una virtù donnesca che la rende simile agli uomini, ai grandi eroi maschili, si mantiene. Guardate però
abbiamo letto queste due ottave, c'è Clorinda che parte e la ottava successiva c'è Erminia che mostra il suo dissidio. Perché hanno una cosa in comune queste due donne, benché siano completamente opposte per quanto riguarda l'anima, la figura del loro amato. Clorinda e Erminia sono due amiche per la pelle, solo che una ama, l'altra è amata. Ed ecco allora che c'è la presentazione di chi è questo anello di congiunzione, che è Tancredi. Egli è il prince Tancredi. Oh, prigioniero mio, fosse un giorno, e non vorrei già morto, vivo in vorrei, perché mendesse al ferro desio dolce vendetta con conforto. Così parlava, e dei suoi detti il vero, da chi l'udiva in alto senso, e forno uscì con le sue voci estreme, messo un sospiro che indagno ella già preme. Clorinda, intanto, a rincontrare l'assalto, va di Tancredi e pon la lancia in resta. Ferirsi alle visiere, i tronchi in alto colaro, e parte nuda ella ne resta, che, rotti lanci al verbo suo, d'un salto mirava il colpo, e le balzò di testa e le chiome dorate. Sparsa, giovane donna in mezzo al campo apparsa. Chi leggiamo qui? L'anello di congiunzione è Tancredi. E che cosa leggiamo nella prima ottava? Di una passione fervente, Tasso è entrato nell'anima di Erminia, ci può far capire, guardate che tutti questi pensieri che lei ha li deve trattenere. Questa è la keywords di cui abbiamo detto prima. Trattenere, dissimulare la sua passione, non lo può dire. E che cosa dice? Vivo io lo vorrei, così come lui è stato, io sono stata prigioniera da lui, io vorrei avere lui prigioniero vivo. Ma non è il desiderio lascivo quello di Erminia, è un po' quello delle croce rossine, per intenderci. È quello che la vorrebbe salvare il suo amato. Quella, l'ottava successiva abbiamo Clorinda, e Clorinda, mentre si sta azzuffando come un uomo, ecco uno squarcio di luce che è simile alla pittura di Caravaggio, illuminata da uno squarcio di luce. Tasso lo anticipa, siamo negli stessi anni, ecco che salta l'elmo, la corazza di una parte della corazza di Clorinda, quella che le nasconde il volto, e appare questa chioma di luce. Ebbene, ecco che succederà una cosa. Ma prima di questo vorrei lasciare la musica parlare, perché queste ottave, già nella idea di Tasso, sono ottave che fanno sobbalzare il lettore, come una colpo di scena in qualche modo. Ebbene, dovete sapere che Tasso ha scritto anche il testo di madrigali che sono stati musicati da un suo amico Carlo Gesualdo, e il maestro Antonino D'Esposito oggi ce ne farà ascoltare due. Provate a mantenere in testa la musica che ascoltiamo, benché sia così lontana dalla metrica, dalla musicalità odierna, ma proviamo in queste letture ad assaggiare un pezzo di quel tempo e di quella cultura. Cantano sullo stesso testo in modo molto articolato. Per rimanere nel tema, diciamo, musicale del tempo di Tasso, abbiamo comunque voluto proporvi i madrigali. Voi comunque ascolterete qualcosa che è privo di
come siamo abituati dal 600.